spartiti i cavalli del De Montel 2014. Dal gruppo è Pancho, che è nettamente la più brillante revia e va in testa in maniera decisa, seguito da Tango d'Arcadia, al terzo Dunaway, poi ancora più dietro Mysterious Boy, che invece è quello che ha colto il break peggiore. Pancho in evidenza, un margine di vantaggio che è aumentato, in seconda posizione Tango d'Arcadia, al terzo Dunaway, poi ancora Kanchenjunga con all'interno Azzari, a chiudere il gruppo rimane Mysterious Boy. Un gruppo ben allungato, quello che affronta la curva, con Pancho scatenato in evidenza. Al secondo posto Tango d'Arcadia, che precede in giubba tutta gialla Dunaway, che a sua volta è seguito al largo in arancio da Kanchenjunga. All'interno Azzari con il cap rosso a chiudere il gruppo in bianco e azzurro Mysterious Boy. Pancho sulla curva è decisamente verde, tant'è che il suo vantaggio è stato subito rintuzzato da Tango d'Arcadia, al largo Kanchenjunga che subisce l'anticipo di Dunaway, poi ancora Azzari a chiudere il gruppo Mysterious Boy. Pancho che prova a riallungare su Dunaway, che si presenta al largo di Tango d'Arcadia, poi ancora Kanchenjunga all'esterno di tutti Mysterious Boy, per vie interne Azzari, si accende la bagarra ai 300 con Pancho che resiste ancora, ma all'interno c'è Azzari che scatta, al largo c'è Mysterious Boy, poi anche Tango d'Arcadia all'ultimo farlo, Mysterious Boy che scatta al largo di tutti, Mysterious Boy che allunga su Azzari che prova la difesa ma non ce n'è, Mysterious Boy stacca e batte Azzari, poi Kanchenjunga, Tango d'Arcadia, Pancho e a chiudere Dunaway. 2-2 per il fratellino di Bizenars, che vince il De Montel in bello stile. Mirko De Muro su questo saurone della squadria alle ali, il signor Botti Stefano, ancora lui, al training.